DJ Beto San, uno dei volti noti delle noti cagliaritane. Come si articolerà la protesta? La manifestazione di protesta è prevista per il 28 di agosto 2010. Si partirà da Piazzale Trento fino ad arrivare al comune di Cagliari. Credo che ci sarà un autobus con musica seguito da un corteo fino che partirà appunto da Piazzale Trento e arriverà fino al comune di Cagliari, e dalle 11 del mattino fino alle 14 ci sarà questa parata da parte di chi verrà aderire appunto per manifestare questo malcontento. Il pomeriggio invece continuerà dalle 16 fino alle 2 del mattino attraversando tutto il paese. Perché è la prima iniziativa di questo tipo? Pensa che possa cambiare qualcosa nella mentalità? Per Cagliari è la prima iniziativa che viene, tra virgolette, creata da una collettività di cittadini e non solo, di esercenti, però comunque è una, diciamo, una manifestazione molto del cittadino cagliaritano, e non solo, di colui che sia veramente, tra virgolette, stufato di dover abbassare la testa ogni volta che esistono, che ci sono queste ordinanze, bisogna sempre rispettarle, eccetera, eccetera. Cioè, c'è anche un modo per venirsi incontro con le amministrazioni locali. Cioè, io sono tra i primi che non è d'accordo sulla non collaborazione, cioè non esiste una normativa che non possa essere discussa, non possa essere valutata insieme a chi fondamentalmente poi frequenta veramente la notte, parlo di addetti ai lavori, di esercenti, di clienti, e comunque rendiamoci conto che al giorno d'oggi la mole di turismo che sta arrivando in Sardegna ha anche delle esigenze che non sono prettamente over 60, le esigenze sono anche under 30 e under 20. Il giovane, che comunque colui che lavora, a mio parere, e che decide di mettersi 2-3 mila euro in tasca da spendere in Sardegna, deve poterlo fare. Non capisco perché in Costa Smeralda o a San Teodoro, comunque nel nord Sardegna, esista una folta comunità di giovani che arrivano e spendono e possono divertirsi fino a tardi, e qui a Cagliari, dove abbiamo non solo la possibilità di far divertire i giovani, ma anche quella di dare una cultura storica a persone un po' più grandi, quindi agli anziani, non essendo un villaggio turistico ma una città vera e propria, non si riesca ad amalgamare le due fasce di età in modo tale che siano tutti contenti. Oltre a questo, manca a Cagliari, ed è una cosa che è visibile a tutti, un servizio di taxi a basso costo, un servizio di autobus notturni che ti permetta di evitare gli spiacevolissimi controlli che sappiamo benissimo possono portarti al ritiro della patente che serve magari il giorno dopo per lavorare. E sappiamo benissimo anche che i tassi alcolici che per legge ci sono al di sotto di quello che fondamentalmente poi è effettivamente il risultato del tasso alcolico. Okay?